Radio Smeraldo, sempre con voi. Siamo puntualissimi, anzi forse abbiamo sforato di un minuto, perché adesso è arrivato il momento di accogliere qui su Radio Smeraldo il nostro ospite Luigi Strangis. Ciao Luigi, benvenuto. Ciao, grazie, grazie per essere diciamo qui con me. Allora Luigi, te lo dico, guarda, abbiamo veramente avuto un fiume di contatti quando hanno saputo che oggi eri qui con noi. Quindi hai un affetto da parte dei tuoi fan veramente tanto 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 grande, eh? Sì, lo so, in realtà sono consapevole di questa cosa e cerco di dare ogni giorno anch'io l'affetto che loro danno a me, in realtà. Giusto. E infatti oggi vogliamo un po' scoprire un po' di cose, no? Cercare un po' di raccontare quello che stai vivendo in questo periodo. Ti faccio subito una domanda un po' così aperta. Ti aspettavi tutto questo quando tu sognavi di fare musica? Ti aspettavi tutto questo nell'arco di un anno? Beh, no, in realtà no, perché comunque, diciamo, anche da piccolino sognavo tanto, però non mi creavo aspettative. Cercavo di essere comunque sempre me stesso, di fare musica, di studiare anche musica e quindi poi di andare avanti in maniera, diciamo, normale. Poi è successo questa cosa bellissima. Però non me l'aspettavo per niente. E ti ha portato poi tanto, tanto successo. Chi è che ti incoraggiava di più nel tuo percorso musicale? Beh, la mia famiglia. Sono stati quelli che più mi hanno spinto anche a esternare le cose tramite la musica, perché sono sempre stato un tipo che non parlava tanto, quindi cercavano di capirmi attraverso la musica e ci sono riusciti, e loro mi hanno anche spinto tanto anche ad andare ad amici, ad esempio, comunque in generale a continuare a fare musica. Ti hanno comunque in qualche modo motivato e incentivato a partecipare, comunque a fare delle cose. Allora, intanto ricordiamo che il 16 settembre scorso è uscito il tuo nuovo singolo, che Stai Bene Su Tutto, e parliamo proprio di quello adesso. E tra poco invece continua i nuovi singoli che usciranno, perché già è uscita la data, giusto? Il 14 ottobre, se non sbaglio. Che è domani, sì, domani. Ok, quindi domani uscirà quindi il tuo nuovo singolo, ma intanto parliamo di Stai Bene Su Tutto, perché ha avuto un successo grandissimo. Te l'aspettavi? In realtà non sapevo come poteva andare. È un po' la prova del 9, no? Esatto, è un pezzo leggermente diverso, un po' più rock, anche un po' più glam. Però a me piaceva un sacco e sono contento che in realtà sia piaciuto anche agli altri. Quindi domani esce invece il nuovo singolo, oggi è la vigilia, purtroppo non lo possiamo ancora... domani esce il disco. Il primo vero e proprio album. Che ha un titolo, Voglio la gonna, giusto? Esatto, sì. Esatto. Ci spieghi che cosa vuol dire Voglio la gonna? Beh, in teoria io voglio la gonna perché mi va di metterla, in teoria non dovrei neanche spiegarlo, però... in generale è un messaggio che vorrei mandare a tutti, che purtroppo è di... Luigi, scusami se ti interrompo, purtroppo ancora oggi bisogna spiegarlo, purtroppo bisogna spiegarlo, sì, quindi è giusto anche. Io sono del tuo stesso parere, è per questo che ho deciso di dare questo titolo, è perché voglio mandare questo messaggio di libertà, ma libertà di poter scegliere chi io voglio essere o chi qualcun altro vuole essere. Semplicemente questo, che sia il mestiere che vuole fare, che sia quello che nella vita vuole fare, e in generale questo, il messaggio molto più generale, lo esprimo tramite un outfit perché è una cosa che comunque arriva subito, però il messaggio è proprio questo. E questo è molto bello perché, come dicevamo prima, appunto è importantissimo, no? Soprattutto quando sei talmente tanto seguito, tanti ragazzi magari si rispecchiano in te, è importantissimo lanciare questi messaggi, per quello te l'ho anche chiesto, perché è bello ripeterlo in questi casi. Comunque, in tutto questo percorso che stai facendo, poi tra un mese circa ci saranno anche due concerti in programma, giusto? Uno a Roma e uno a Milano. Yes, il 16... Milano il 16 novembre all'Alcatraz e il 20 novembre a Milano. Scusami, a Roma. All'Atlantico, giusto? Sì, esatto. Quindi due date che sicuramente, insomma, andranno benissimo, perché non vedono l'ora i tuoi fan di venire a vederti dal vivo. Sì, io come loro in realtà non vedo l'ora di suonare. La dimensione live è quella che comunque più mi diverte in generale. Vivo proprio di quello. Ecco, come li hai programmati questi live? Ci sarà un qualcosa in particolare? Come li hai strutturati?
Beh, in realtà tanta musica, tutto suonato, tutto rock. Volevo inserire anche nel set qualcosa di acustico, da solo, con la chitarra, come se tornasse un po' il Luigi bambino in camera che suona con qualche orecchio in più, che ascolta. Bello, bello, quindi tanta musica per tutti quelli che verranno ad ascoltarti. E poi c'è anche un'altra esperienza che ti vedrà protagonista dal 27 di ottobre, perché approdi anche al cinema. Devo dire che tu sei la versione italiana di Shawn Mendes, quindi una grande responsabilità, insomma, giusto? Sì, tanto è vero che all'inizio neanche ci credevo, perché sai, non pensavo potesse essere possibile una cosa del genere. In realtà è stato così, sono diventato un coccodrillo per un po', è stato molto piacevole, ho imparato un sacco di cose, ero comunque nella mia comfort zone, cioè stavo sempre cantando, però c'è dei meccanismi leggermente diversi, quindi sai, devi far capire anche solo tramite la voce il movimento del personaggio, cose così, quindi è stato figo. Una versione diversa di Luigi, insomma, per tutti quelli che ti seguono. Esatto. Invece, esatto, parlando del CD, no? Dell'album. Sì. Che album è questo? Perché tu hai detto che con questa nuova canzone, quindi Stai Bene Su Tutto, hai fatto un po' da apripista a questo nuovo, diciamo, Luigi, no? Musicalmente parlando. Che album potranno ascoltare i tuoi fan? Beh, diciamo che ho cercato una nuova dimensione anche di sound, è tutto un po' più rock, sono sempre il solito Luigi, quindi continuo ad essere me stesso, ma un po' più rock. Il disco è tutto energico, ma perché io, quando ho inciso il tutto, comunque scritto eccetera, ero in giro per i live o comunque per gli store, quindi rispecchia appieno quello che io stavo vivendo in quel momento, quindi molto movimento, molta energia, mai stanco, nonostante comunque tutte le cose che facevo, perché mi davano tanta energia, quindi il disco rappresenta proprio quel periodo lì. Bello, quindi comunque è un diario di bordo, no? Insomma, quindi racconta un po' tutto quello che hai vissuto. Senti Luigi, allora, prima di farti la domanda rito di questo programma, te la faccio tra poco e poi ti spiego com'è. Ho visto una tua stories, ok? Sì. E c'era scritto, siccome noi siamo curiosi, c'era scritto: domani è un giorno bello e importante. Ora non ricordo precisamente che cosa. È un bel giorno. È un bel giorno, è un bel giorno. Ma ci puoi dire qualcosa? Sì. Beh, domani è un bel giorno perché esce appunto il disco. Quindi questo. Solo per quello o c'è qualche altra sorpresa che magari i tuoi fan possono... No, in realtà per me è davvero bello. Cioè, ho vissuto tanto questo disco e per questo che per me domani è un bel giorno. Benissimo. È un bel giorno perché condivido quello che comunque è stato un periodo, che è nuova musica, quindi quando si condivide nuova musica, per me è sempre più bello, entusiasmante, mi dà tante cose, tante robe da fare, quindi è come la nascita di un figlio, no? Quindi esatto, finalmente sì. È per tutti. Però io pensavo che, esatto, tipo che ci fosse qualche altra sorpresa, e quindi già subito ero andato a scovare un po' qualche notizia, ma invece niente, niente. Vabbè, era allora è il disco che sicuramente ascolteremo. Senti Luigi, ti faccio l'ultima domanda, che è quella di rito di questo programma. Questo programma si chiama Stories, quindi noi andiamo un po' a raccontare, a ricordare, no? Quegli aneddoti, quei momenti che uno non potrà mai dimenticare nella vita. Ecco, in questo tuo percorso musicale, o magari anche nel percorso di costruzione, scrittura e tutto quanto del tuo nuovo album, c'è qualcosa, un aneddoto, un fatto che è successo che tu non potrai mai dimenticare, ti rimarrà sempre impresso ricordandoti magari questo album Voglio la Gonna? Beh, diciamo che aneddoti in particolare, beh, ti potrei raccontare il fatto che spesso e volentieri mi è capitato che mentre registravo mi è capitato di dover stare tutta la notte lì, ma solo perché semplicemente volevo dare il massimo per tutto questa nuova musica. Quindi diciamo che ho passato delle notti insonni a cantare a squarciagola solo per avere un bel risultato, e perché in realtà non ero mai sicuro di quello che mi capitava. Quindi insomma dei bei ricordi, soprattutto delle belle notti, sì, passate. Sì, sono diventato tipo Batman in studio praticamente. Però dai, vedi, poi è uscito un risultato molto molto figo, e soprattutto un album. Sì. Luigi, io ti ringrazio per essere stato con noi qui su Radio Smeraldo, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, che sono veramente tanti, grazie a tutti i ragazzi, e magari salutali anche tu, così sono contenti tutti quanti. Sì.
Certo, io saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato ora a Radio Smeraldo, io vi mando un bacione e come sempre vi ringrazio. Ah, davvero, grazie. Good luck Luigi, tanta fortuna per questo album, lo ascolteremo, ti siamo vicini e soprattutto ci risentiamo presto, lo speriamo, insomma, per altri singoli e altre promozioni quando vuoi. Radio Smeraldo è pronta ad accoglierti. Grazie ancora a Luigi Strangis, adesso ascoltiamo il suo ultimo singolo, Stai Bene, su tutto. Radio Smeraldo, sempre con voi.